Questo video è solo per tre tipi di persone: chi sta male per amore, chi si sente sempre solo e chi crede poco in se stessi. Se non sei tra questi, scorri il video. E ora che siamo tra di noi, ti racconto una storia. Una storia che ti cambierà la vita. Non ti chiedo niente, non ti chiedo di mettere mi piace, non ti chiedo di seguirmi. Mi interessa lasciarti qualcosa e migliorarti la giornata. Quindi facciamo questa promessa: tu arrivi fino alla fine e io ti prometto di lasciarti qualcosa. Ora mi metto gli occhiali che sono un po' orbo e partiamo. Sono venuto qui, maestro, perché mi sento così inutile che non ho voglia di fare nulla. Mi dicono che sono un inetto, che non faccio bene niente, che sono maldestro e un po' tonto. Come posso migliorare? Che cosa posso fare perché mi apprezzino di più? Il maestro gli rispose senza guardarlo: mi dispiace ragazzo, non ti posso aiutare, perché prima ho un problema da risolvere. Dopo magari, e dopo una pausa aggiunse: ma se tu mi aiutassi, magari potrei risolvere il mio problema più in fretta e dopo risolvere il tuo. Con piacere, maestro, disse il giovane, sentendosi di nuovo sminuito, visto che la soluzione del suo problema è stata rimandata di nuovo. Bene, continuò il maestro. Si tolse l'anello, che portava il mignolo della mano sinistra, e porgendolo al ragazzo aggiunse: prendi il cavallo che c'è là fuori e vai al mercato. Ho bisogno di vendere questo anello perché devo pagare un debito. Vorrei ricavarne una bella sommetta, per cui non accettare meno di una moneta d'oro. Va e ritorna con la moneta d'oro il più presto possibile. Il giovane prese l'anello e partì. Appena fu giunto al mercato, iniziò a fornire l'anello ai mercanti, che lo guardavano con un certo interesse finché lui non diceva il prezzo. Quando il giovane menzionava la moneta d'oro, alcuni si mettevano a ridere, e soltanto un vecchio gentile si prese la briga di spiegargli che una moneta d'oro forse era troppo preziosa per un anello. Pur ad aiutarlo, qualcuno gli offrì una moneta d'argento e un recipiente di rame, ma il giovane aveva istruzioni chiare: non poteva accettare meno di una moneta d'oro. Rimontò a cavallo, demoralizzato per il fallimento, e intraprese la via del ritorno. Entrò nella stanza e disse: maestro, mi dispiace, non è possibile ricavare quello che chiedi. Magari sarei riuscito a ottenere due o tre monete d'argento, ma credo di non poter ingannare nessuno riguardo il valore di questo anello. Quello che hai detto è molto importante, giovane amico, rispose il maestro sorridendo. Prima dobbiamo conoscere il vero valore dell'anello. Rimonta a cavallo e vai dal gioielliere. Chi lo può sapere meglio di lui? Digli che vorresti vendere l'anello e chiedigli quanto ti darebbe, ma non importa quello che ti offre, non glielo vendere. Il giovane riprese di nuovo a cavalcare. L'esperto esaminò l'anello alla luce della lanterna, lo pesò e disse al ragazzo: di' al maestro che se vuole vendere oggi stesso il suo anello non posso dargli più di 58 monete d'oro. 58 monete? Esclamò il giovane. Sì, rispose il gioielliere. Lo so che avendo più tempo a disposizione potremmo ricavare 70 monete d'oro, ma se ha urgenza di vendere. Il giovane si precipitò dal maestro, tutto emozionato a raccontargli l'accaduto. Siediti, disse il maestro, dopo averlo ascoltato. Tu sei come questo anello, un gioiello unico e prezioso. E come tale, puoi essere valutato soltanto da un vero esperto. Perché pretendi che chiunque sia in grado di scoprire il tuo vero valore? E così dicendo, si infilò di nuovo l'anello al mignolo della mano sinistra.